Quante volte ti sei svegliato giusto in tempo per uscire dalla porta e correre a lezione o a lavoro o qualunque cosa sia? Passi la tua giornata, arrivi a casa e ti rendi conto che hai fatto tutto quello che doveva essere fatto. Hai fatto le tue lezioni, sei andato a lavoro, hai fatto tutto, ma hai finito per lasciare ancora molto sul tavolo da fare. Avevi un sacco di compiti, obiettivi e piccole cose che volevi fare e si sono semplicemente accumulate e non sono mai state fatte. Giorno dopo giorno questo continua a succedere e tutto ciò che fa è causarti stress. Molte persone hanno avuto questo problema, io ho avuto questo problema e oggi voglio condividere con te un processo in quattro fasi che ho usato per impostare me stessa nell'essere più produttiva. Puoi farlo tuo, basta praticarlo ogni singolo giorno e ti darà lo slancio, ti farà vivere il momentum, renderà il resto della tua giornata più produttivo. Vediamolo assieme. Numero 1, pianifica la sera prima. Probabilmente hai già tutto quello che devi fare in un sistema di gestione delle attività, forse come Trello o Wunderlist. O forse solo un quaderno dove scrivi le date di scadenza e progetti per tutto il resto. È una lunga lista di tutto ciò che hai in arrivo nelle prossime settimane o mesi, eccetera. È fantastico, ma realisticamente in ogni giorno su una scala giornaliera, una scala molto ingrandita, si possono fare solo una, due o tre cose al massimo. Guardare questo grande sistema di gestione dei compiti è una specie di tappo. Lo guardi e ti blocchi. Fare questo non è molto buono per la tua produttività. È meglio avere una lista giornaliera separata dove tieni due o tre cose che sai che hai bisogno di fare quel giorno e lo fai ogni singolo giorno. Piuttosto che farlo al mattino quando hai già la tua routine mattutina da fare e hai delle lezioni a cui correre, fallo la sera prima, quando sei rilassato. Quando puoi sederti e avere una visione chiara di ciò che deve essere fatto il giorno dopo, scrivilo nel sistema che preferisci. A me, onestamente, piace usare una lavagna bianca, è proprio sulla mia parete. Se lo pianifichi la sera prima, ti aiuta a rimanere calmo quando ti svegli la mattina. Ti aiuta a fare tutto il resto perché sai già cosa devi fare. Numero 2, il secondo passo del processo che ti aiuta ad avere una giornata più motivata e produttiva è la tecnica che io chiamo cancella e chiudi. La tecnica cancella e chiudi è essenzialmente una tecnica che ti aiuta a cancellare tutto dal tuo piatto, aiuta a ridurre l'attrito che c'è nell'entrare in qualsiasi nuovo compito. Il più grande per me è chiudere tutte le schede del mio browser quando ho finito di lavorare, ogni giorno. Se non lo faccio, il giorno dopo mi sveglio, mi siedo al computer per lavorare e mi rendo conto, oh merda, ho 15 schede aperte. Ognuna di esse rappresenta qualcosa che dovrei fare. Di solito sono tutte ricerche per progetti o persone che dovrei contattare o nuovi strumenti che voglio provare. Se li ho tutti aperti già al mattino, si crea una sorta di confusione nel mio cervello. Tutta la pianificazione che ho fatto la sera prima, tutta quella pianificazione produttiva va persa, perché sono confusa e voglio saltare tutto quello che avevo programmato e concentrarmi in 15 altri progetti diversi. Cancella e chiudi è una tecnica che ti aiuta ad evitare questo problema. Puoi usarla per qualsiasi altra cosa. Puoi usarla per cucinare. Dopo aver finito la sera di cucinare, puoi assicurarti di lavare subito i piatti, così quando ti svegli al mattino la cucina è pulita, immacolata e pronta per cucinare la colazione senza alcun problema. Questa è la seconda tecnica. Queste due tecniche sono di solito da praticare la sera prima. Sono una sorta di tecnica di fine giornata che ti aiutano a migliorare il giorno successivo. Le ultime due tecniche della lista sono cose che si fanno al mattino e subito appena svegli. Non è necessario svegliarsi arbitrariamente presto, ma penso che sia una buona idea svegliarsi abbastanza presto, abbastanza da avere un po' di tempo per rilassarsi, un po' di tempo per orientarsi e praticamente un rituale mattutino, che è la quarta tecnica che vedremo più avanti. Voglio parlarti prima di tutto dello svegliarsi presto. Se riesci a convincerti di alzarti presto al mattino, hai un po' di tempo per rilassarti. Non ti troverai a correre fuori dalla porta stressato e cercando solo di prendere l'autobus o di non arrivare tardi al lavoro. Come ci si alza presto? Questa è una domanda che mi faccio da anni. Ho provato tonnellate e tonnellate di tecniche diverse. A volte funzionano per qualche giorno e alla fine il mio io assonnata si infilava e rimaneva a letto. Ne ho trovato uno che funziona il 100% delle volte e lo sto facendo da circa 5 mesi ormai. In realtà uso Twitter per costringermi ad alzarmi. Questa è una tecnica che puoi rubarmi se vuoi. Uso uno schedulatore di Twitter chiamato Buffer, che puoi trovare su bufferapp.com. Ogni sera programmo un tweet che è impostato per le 7:10, che dice: "Ehi, sono le 7:10, sono ancora a letto, sono pigra. Se rispondi a questo tweet ti manderò 5 euro". Per 5 mesi di fila mi sono alzata alle 7 del mattino in ogni singolo giorno feriale. E ho un po' di tempo per essere produttiva prima di iniziare a entrare nel mio lavoro. La quarta tecnica che ho menzionato prima è avere un rituale mattutino. Alzarsi presto ti dà il tempo di avere un rituale mattutino in cui puoi praticare alcune abitudini produttive
che ti danno una sorta di spinta per spingerti verso il lavoro più duro della giornata, ma che ti aiutano anche a fare progressi su alcuni obiettivi più piccoli. Quello che faccio la mattina è alzarmi, mi assicuro di fare una colazione sana ed equilibrata, medito e ascolto un podcast. Leggo per circa mezz'ora e sono pronta a partire. Sono tutte abitudini molto produttive e mi hanno dato un po' di slancio per iniziare a lavorare sulle cose veramente difficili come scrivere o fare video o qualunque cosa sia. Prova questo e se vuoi un buono strumento per tracciare queste piccole abitudini e tipo dare a te stesso un po' più di motivazione per farle, ti consiglio di usare Habit. È una specie di strumento molto nerd che ti permette di far salire di livello un personaggio e ottenere punti esperienza. Mi piace molto, soprattutto per il motivo che si può collaborare con altri utenti e andare in missione. Se non fai le tue abitudini, loro perdono salute e vengono a sgridarti. È davvero un ottimo strumento motivazionale e divertente. Tornando a noi, è un processo in quattro fasi. Quattro cose diverse che puoi fare, due la sera prima e poi per prima cosa al mattino, che ti danno una sorta di base per avere una giornata produttiva. Se ti piace questo video, allora iscriviti al mio canale, perché ci saranno molti altri video in arrivo in futuro.